Allora, Domenico cambia le carte in tavola del Parma perché Baraglia è stato provato, anzi gioca a centrocampo, Calaiolo e, ha detto, Mazzocchi. Mazzocchi non ci sarà per 2 mesi. Ci sono altri giocatori che possono ricoprire anche con loro, perché hanno un ruolo dominante, perché comunque lo spazio lo stanno anche bene. Ci sono le soluzioni, perché se no sono giocatori che hanno la fortuna di poter cambiare e di non stravolgere. Io cosa sto valutando tante cose, l'importante sono gli equilibri, nel calcio sono fondamentali come gli equilibri da non stravolgere la squadra, ma cercare di dare quella solidità e anche quella condizione, perché non è che dall'oggi al domani le cose cambiano, seguono, però la cosa importante è quello che ho detto anche in sala stampa sabato, è l'atteggiamento. Io penso che Pasquale, se ha fatto un miglioramento notevole, vale Pasquale Mazzocchi, che purtroppo non potevo utilizzare per un po'. Pasquale ha fatto un miglioramento notevole, si è messo a disposizione, ha lavorato in maniera intensa, anche magari arrabbiandosi con lui stesso, ma è riuscito a fare le cose. Però ha fatto una volontà e con una negazione al lavoro straordinaria. Ecco, il rammarico che mi dispiace che purtroppo in questo momento non posso utilizzarlo, però è stato un esempio come sono esempi tutti gli altri, perché ripeto, stiamo lavorando bene. Non sempre purtroppo le cose poi magari a livello di gara possono essere, non dico rispettate, però proiettate per cercare di dare, però il lavoro c'è e questo è il merito dei ragazzi, però un gruppo di ragazzi straordinario che sta, è chiaro che la maggior parte sono nuovi, stanno entrando, Se non sbaglio, sabato avevi in campo due giocatori della cosa giusta, che erano Tuccarelli e Babè. è chiaro che nuovi che sono arrivati, sono Se non arrivati sbaglio, per dare un valore importante alla squadra. Ma non è che dimentico, tra virgolette, no, no, ma non stavo siamo dicendo in quello, stavo una realtà, dicendo no, che siamo siamo in realtà diversa. Una realtà diversa, diversa dalla Lega Pro. Abbiamo di fronte squadre molto più organizzate, squadre anche con qualità. Questo non è che va contro quelli che ci hanno scorso anno, anzi, va ad aggiungere, perché comunque la maggior parte di quelli dello scorso anno ma credo che Sandro stesse dicendo, hai una difficoltà comunque a mettere in campo una squadra nuova. Ovviamente è cambiata la partita, si è passata dalla D alla Liga Pro, oggi a Palla di Tribune, alla Liga Pro ne abbiamo parlato. Il Parma riparte tutti gli anni con una realtà nuova e tu hai l'obbligo di cambiare questa squadra. Pensa alla prima giornata, avevi solamente Zobel e Lucarelli, oggi ne hai tre, quindi insomma ci sono anche queste difficoltà e in non dubbio c'è la ho squadra nuova. capito male, cioè, nel senso che comunque il discorso è riferito al fatto che quelli che sono dello scorso anno hanno valori importanti, No, certo. anche perché il campionato è Ma lungo. comunque c'è questa difficoltà in più per il Parma rispetto ad altre squadre che Ma vengono da la zero. difficoltà mia è una, che loro lavorino intensamente, lo stanno facendo, la difficoltà poi è nello scegliere quelli che vanno in campo, perché lasciare in panchina giocatori che comunque lavorano quotidianamente al pari degli altri che poi vanno in campo, è una difficoltà grossa. Ma merito questo che faccio un esempio, tra virgolette. Messina, che magari non ha partecipato nelle gare scorse, è entrato in maniera giusta. Matteo Guazzi, anche lui se ha avuto qualche sprazzo, comunque è entrato con partecipazione. Questi sono punti fermi che devono essere fermi, cioè nel senso che stanno lavorando e a volte mi dispiace moltissimo non mettere in campo altri, perché vorrei farli entrare. Purtroppo le regole sono queste. Senti Gigi, la difesa a 4 è stato detto per il Caravaggio. Se Lucarelli non si fosse fatto male, come avresti cambiato? Perché il Guazzo ormai si era già tolto la maglia, poi c'era il No, ma Messi. sicuramente mi sarei messa a 4 spostando quelli sulla destra, perché Mono ha già fatto anche il terzino, ha fatto anche bene da quello che c'è, quindi anche praticamente con tutti gli oggetti sa adattarsi, quindi non avrei avuto difficoltà, avrei avuto possibilità maggiori nella costruzione verticale, un giocatore che è molto abile con la palla a piede anche in costruzione. Avrei messo una posizione migliore anche per giocare sviluppando l'azione da sua parte, quindi invece in quel caso lì avevamo Casini che si è adattato benissimo, ma è un ragazzo anche lui, non è arrivato al top della condizione, si sta adeguando
generale si sta preparando bene anche lui, quindi ripeto, le difficoltà sono quelle di scegliere quei 12, poi chiaramente le scelte che vado a fare sono scelte dettate dal fatto che chiaramente come si integrano gli schemi, come ci sono vari parametri, però la difficoltà che ho sempre chiesto alla squadra è quella di farmi vedere attraverso gli elementi che vado a fare quotidianamente, ma attraverso curando anche particolari che vanno oltre quello che è l'aspetto in campo, perché sono nuove idee che stiamo portando anche attraverso Renzo da Tendano, perché diciamo il modo nuovo di vedere la funzione atletica. Devo dire che sono valori importantissimi che stiamo cercando. Anche sull'alimentazione. Sono valori importanti che cercano di anche loro. Certo, è chiaro che all'interno della squadra, io sono passato a quando giocavo in giro di parecchi anni, dove prima della gara si mangiava una bistecca e sta leggere il giorno dopo, al fatto che altre cose, la scienza migliore, il calcio chiaramente non è scienza, però queste scienze, perché l'alimentazione, la cura personale anche del recupero, che è una parte fondamentale, c'è il lavoro ma c'è importante anche per anch'io, mangiavo il salmino con la cipolla lì ai baraccotti, adesso faccio togliere la cipolla allora. Solo Bomber da dietro le quinte ci scrive: questo è il palmo che vuoi, Gigi? Questo è l'atteggiamento, questo è l'atteggiamento che voglio, sì, è chiaro che tutte le cose sono un perfezionista, penso che si può fare meglio, è chiaro. Però io penso che quando c'è una volontà così, chiedere meglio è anche difficile. La volontà, l'attenzione, la Modena. A Modena, adesso dico sono le 9 passate, mi sembra che la squadra avesse, non so neanche come traduono in Italia, poche paglia. Invece sabato ho visto una squadra che ha tirato poi la grinta fino alla fine, e se avesse fatto 0-0, che ci poteva stare, perché era rovesciata di Caraiò, è uno di quei colpi che non è che si vede tutti i giorni, se fosse finita 0-0, era comunque vuota. Il buon 0-0 è stato quello di Modena, perché ripeto, la squadra non è stata, non è vero che non ha capitale, come dice te, visto che l'orario non c'è utilizzare questo termine. È chiaro che non era brillante, questo sì, questa è una cosa che ho visto. Sì, è stata limitata un po'. Chiaro, quando non sei brillante riesci a anche è stata intelligente. Quella gara lì è stata intelligente, nel senso che ha visto i suoi limiti, ha lavorato sui suoi limiti. Questo è un valore, è chiaro che ha fatto una buona gara, questo l'hanno riconosciuto anche i ragazzi, perché l'hanno visto. È per questo che abbiamo lavorato su quei particolari, e poi la squadra ha messo in campo, ripeto, quando c'è l'impegno, c'è la negazione, c'è la volontà di lavorare e comunque di mettere sempre in discussione, che comunque la squadra ha fatto questo, si è messa in discussione. L'analisi che abbiamo fatto dopo la gara di Modena, si è messa in discussione, ma abbiamo visto i dati positivi, abbiamo visto anche i dati negativi. E tra i dati negativi è stato quello di cercare comunque di lavorare sui particolari, che magari sono meno contro Modena. Allora, faccio una domanda a tutti gli altri ospiti.